Buon inizio di giornata e bentrovati dalla redazione al primo appuntamento con l'informazione del mattino. Apriamo la pagina del telegiornale con la politica. Dopo le elezioni alla provincia di Isernia, si analizza il risultato per lo più tutto interno al centrodestra. E nel centrodestra si respira già un'aria da resa dei conti, soprattutto per quanto riguarda la regione. Potrebbero esserci ripercussioni e soprattutto nel governo Toma. Sentiamo il commento di Giovanni Minicozzi. Non c'è pace per la giunta regionale sempre più dilaniata al suo interno. Le elezioni provinciali di Isernia hanno confermato e per molti aspetti accentuato la divisione nell'esecutivo con assessori del calibro di Vincenzo Niro e Vincenzo Cotugno, nonché del presidente del Consiglio Salvatore Micone, schierati con il candidato perdente Felice Janiro, mentre Roberto Di Baggio e la coordinatrice di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, hanno sostenuto il vincitore Alfredo Ricci. In mezzo il presidente della regione, Donato Toma, che, secondo i ben informati, avrebbe imitato Ponzio Pilato lavandosi le mani. Fin troppo evidente anche la spaccatura dentro Forza Italia, con l'eurodeputato Aldo Patriciello e Vincenzo Cotugno, sostenitori di Janiro, sconfitti da Anna Elsa Tartaglione e da Roberto Di Baggio, sponsor di Alfredo Ricci. Ma il dato più eclatante è che il nuovo presidente della provincia di Isernia sia stato indicato e sostenuto dall'inossidabile Michele Iorio, fino a oggi escluso di fatto dalla maggioranza di Donato Toma, soprattutto per volontà dell'attuale governatore. Lo stesso Toma, peraltro, dopo la schiacciante vittoria alle regionali del 22 aprile 2018, continua a collezionare sconfitte, fatta eccezione per le ultime amministrative del comune di Termoli, dove però il centrodestra si presentò granitico con il candidato sindaco Francesco Roberti, sostenuto anche dagli amici di Michele Iorio. Oltre a prevedibili ulteriori sconfitte elettorali, una maggioranza così disgregata non appare in grado di affrontare il cumulo di macerie e le tante emergenze che affliggono il Molise. L'unità di azione per difendere la regione, sollecitata da Donato Toma, sarebbe necessaria innanzitutto nella sua coalizione e proprio il governatore dovrebbe essere l'artefice, anziché lavarsi le mani, di un equilibrio interno troppo spesso inficiato da scelte amministrative e politiche quantomeno inopportune. Discontinuità dal passato, unità del centrodestra e meno pagliacciate sono necessarie per difendere questa regione, così come servono azioni propositive e senso di responsabilità da parte delle minoranze di centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Intanto i sostenitori di Felice Janiro minacciano ricadute negative sulla maggioranza in regione, mentre Michele Iorio striglia la coalizione e sollecita Toma per una verifica politica urgente. Nel rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro ad Alfredo Ricci per l'elezione a presidente della provincia di Isernia, colgo anche l'occasione per una riflessione politica ormai credo non più rinviabile, ha scritto Iorio in una nota. La vittoria di Ricci rappresenta il fallimento di quella parte dell'attuale maggioranza regionale che fa leva sull'arroganza e sulla presunzione nel rimarcare la mia ormai nota contrarietà a questo modus operandi. Credo che lo stesso presidente Toma non può non prendere atto di quanto accade oggi, già successo peraltro alle elezioni comunali di Campobasso. Si tratta infatti della seconda bocciatura verso questo tipo di politica. È necessario che Toma, ha concluso Michele Iorio, faccia una vera riflessione che porti a una verifica politica all'interno della maggioranza e assuma i conseguenti provvedimenti. E a Termoli si è parlato di globalismo finanziario, di populismo con il filosofo Diego Fusaro. All'incontro hanno partecipato anche
diversi esponenti della Lega. Il servizio è di Manuela Iorio. Si è parlato di globalismo finanziario e populismo sovrano nell'incontro organizzato al Circolo della Vela di Termoli con Diego Fusaro, filosofo, scrittore e saggista, tematiche di stringente attualità e su cui sono stati offerti diversi spunti di riflessione tra classe dominante e dominata in un'epoca in cui viene a mancare la stabilità e le nuove generazioni sono condannate a errare per il globo senza poter mettere radici, mentre gli extracomunitari, ad esempio, vengono sradicati per essere inseriti in uno scenario di sfruttamento. Questa, secondo Fusaro, è l'ideologia globalista che mira ad abbattere ogni confine e ogni identità culturale nella sua lotta contro il sovranismo. La contrapposizione fra globalismo finanziario e sovranità popolare è una delle principali che innervano il nostro presente, quella che permette di leggere la nostra contemporaneità mediante un'antitesi che riprende quella che un tempo era la contrapposizione fra dominati e dominanti. I dominanti oggi hanno tutto l'interesse a globalizzare il mondo intero, cioè ad abbattere le sovranità nazionali come baluardi delle democrazie e dei diritti sociali. Dall'altra parte il polo dominato, che coincide oggi sia con le classi lavoratrici sia con i ceti medi pauperizzati dalla globalizzazione, tutto l'interesse a difendere la sovranità nazionale come base della democrazia e dei diritti sociali. All'incontro organizzato dall'Associazione Culturale Interesse Nazionale hanno partecipato numerosi esponenti della Lega, presente anche la vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Sabrina Bocchino, che si è soffermata sulla crisi di governo. Abbiamo piena fiducia nell'operato del nostro segretario federale. Io credo che abbia fatto cosa buona e giusta, il suo buon senso, come al solito, credo che ci porterà lontano. E la gente, io sento la gente tutti i giorni perché sto tutti i giorni in mezzo a loro, la gente ha bisogno del cambiamento, ha voglia di andare a votare e ha voglia di avere un governo serio, un governo sicuro, il governo del buon senso. Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore regionale della Lega Luigi Mazzuto, che riconosce in Salvini il leader assoluto, unica voce del partito. Sovranismo che non può stare lontano, voglio dire, da quelle che sono le esigenze della gente. Noi in questo momento, e Salvini lo ha detto in maniera chiara, non si va avanti con i no. Noi abbiamo bisogno di rilanciare l'economia in questo paese, le elezioni diventano un momento importante e cruciale per farlo, anche perché i cittadini hanno fatto intendere, si sono pronunciati sul fatto che il voto in questo momento è l'unica azione reale, concreta, democratica al quale si può ricorrere. Per gli appuntamenti dell'estate, oggi a Civitanova del Sannio la notte bianca che parte dalle 18 con l'apertura dei mercatini, a seguire il percorso gastronomico con le specialità tipiche e con gli spettacoli musicali e l'animazione nei vicoli del paese. Momento clou, il concerto finale con i Cura Canta previsto intorno alle 23:30. Per il TG ci fermiamo qui, diamo ora uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo oggi in edicola. Giornale del Molise.it, il nuovo presidente Alfredo Ricci alla provincia di Isernia con tutti i commenti e le reazioni, poi i lavoratori della GAM alla politica, il tempo è scaduto, si intervenga prima del disastro. A Termoli, gran finale d'estate con la Sagra del Pesce e i fuochi d'artificio. Ancora un incidente stradale a Vinchiaturo, lo scontro tra un'autovettura e un furgone, ci sono due feriti. L'Università del Molise parte il dottorato di ricerca in biologia e scienze applicate e poi cambio ai vertici della scuola. All'ufficio regionale arriva Amanda Ferrario, nuovo direttore dell'ufficio scolastico regionale, sostituisce Anna Paola Sabatini. Siamo ai quotidiani locali, primo piano, provinciale, implode il centrodestra. Vediamo il sommario sostenuto dal presidente del consiglio e da due assessori regionali. Felice Ianiro perde le elezioni, Alfredo Ricci conquista il vertice di
Via Berta, Niro furioso con la coordinatrice di Forza Italia, Tartaglione, spieghi se la coalizione ha fatto accordi con PD, Leu e 5 Stelle, Cotugno, brutta pagina, Iorio, Toma, prenda atto, sconfitta la politica arrogante e presuntuosa, ripercussioni in Alto Molise, il sindaco di Agnone, Silura, la sua vice, vediamo Popolari per Italia e Orgoglio Molise accusano, al tavolo era stata avanzata solo la candidatura del primo cittadino Frosolone, poi è spuntato l'altro nome, potevano dirlo e di spalla a settembre sulla gamma l'avvertenza si sposta a Roma, un occhiato anche alla politica nazionale, ieri sera il faccia a faccia decisivo Conte-Zingaretti, il Colle convoca i partiti, vedremo nel dettaglio sui quotidiani nazionali, scontro anche qui, scontro sulla statale 87 tra auto e furgone, grave un bimbo di 8 anni. Greta Ferro, protagonista della serie TV Made in Italy, la modella che sfila per Armani, la modella di Campobasso. Nel taglio basso lo sport, Lupi Dalmazzi out per il debutto di Avezzano, l'ex notaresco deve scontare una squalifica. Andiamo alla prima pagina del quotidiano, anche qui l'apertura politica sul centrodestra, alle provinciali, alla provincia vince Ricci, acque agitate nel centrodestra, sale la tensione nella coalizione, il governatore Toma getta acqua sul fuoco, non cambierà nulla, Niro chiarimento tra i partiti, Iorio riflessione e verifica, la cronaca con i due incidenti sulla Trignina, l'ennesimo incidente mortale sulla Fondovalle suscita rabbia e indicazioni, a Vinchiaturo si scontrano auto e furgone, 4 feriti, il più grave è un bambino. Poi l'avvertenza GAM di spalla sul tavolo del Ministero a settembre, ieri l'assemblea pubblica. Nel taglio centrale, anche qui uno sguardo al governo, a ciò che accade al governo nazionale, alla politica nazionale, vicino il Conte Bis, da oggi nuove consultazioni, ieri sera summit a 3 Di Maio, Zingaretti e Premier, domani sera il Presidente dovrebbe sciogliere le riserve. Andiamo a vedere la pagina sportiva, meglio i richiami. Lupi, domenica c'è l'Avezzano, speciale debutti dal 48 ad oggi. La vittoria manca dal 2015, Vasto Girardi, Farina elogia i suoi, ma resta sereno. Buon primo tempo, c'è da crescere. Il futuro Molise apre con lo scontro a Vinchiaturo, auto contro furgone, 3 feriti trasportati in ospedale. La provincia di Isernia e il neopresidente Ricci sono felici di questa vittoria, ma anche consapevole di ciò che mi aspetta. Politici a colloquio con i lavoratori della GAM a Boiano e poi furto in un bar tabacchi. Carabinieri di Riccia recuperano parte della refurtiva. Prime pagine tutte concentrate sulla crisi. Le ultime agenzie hanno battuto la strada ancora in salita perché da fonti 5 Stelle il Partito Democratico non avrebbe ancora sciolto del tutto le riserve su Conte, mentre dal PD si parla di distanze ancora su contenuti e su programmi anche a breve termine. Vedremo che cosa succederà oggi, è previsto un nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti. Tensione sul governo, titola il Corriere della Sera, Di Maio, Zingaretti e Orlando con Conte, trattativa dura su ministri e programmi, il rebus dei vice premier e del commissario dell'Unione Europea, Mattarella, la vignetta di Giannelli, il solitario, nel senso che è veramente isolato il Presidente della Repubblica in mezzo a questo ginepraio, cuori e fiori resterebbero fuori le picche, e questo è il commento, diciamo così, ironico di Giannelli. Nel taglio centrale il mistero dell'omicidio a Novara, 23 anni, accoltella un coetaneo, poi si scusa, l'ho fatto per amore, ho ucciso il mio migliore amico, la confessione shock sui social, l'assassino e la vittima, Alberto Pastore, 23 anni, e il suo migliore amico Johan Leonardi, ucciso a coltellate dopo la partita di calcetto. E ancora per la cronaca,
lo chef morto a New York, la donna resta in cella, è stata arrestata, dicono gli investigatori della polizia di New York, almeno altre 24 volte. E Repubblica, indovina, azzecca il titolo del momento che si sta vivendo. Crisi di un governo mai nato, Di Maio alza la posta, oltre alla conferma del Premier vuole il Viminale e il commissario Unione Europea. Zingaretti sì a Conte, no al resto. La trattativa sui ministri continua nella notte a Palazzo Chigi. Salvini un ribaltone preparato da tempo, subito al voto per Stefano Folli. Si tratta di un gioco politico spregiudicato, mentre Annalisa Cuzzocrea con tutti i retroscena. Tormenti, Grillini, via Di Battista, ora la parola va a Rousseau, ma su questo c'è un veto preciso del Partito Democratico. Di spalla questa strana foto del bacio tra Trump e la Merkel, che sembra insomma un bacio sul naso, ma in realtà è la prospettiva e la macchina fotografica che ha colto questo particolare momento. Amazzonia, dazi, Iran, il G7 delle speranze. A Biarritz in Francia, Macron porta Trump sulla linea del dialogo, Bolsonaro ci trattano come una colonia, il presidente del Brasile a proposito degli incendi nell'Amazzonia. E il manifesto esorta, fate la cosa giusta, a Zingaretti e a Di Maio, più vicina alla possibilità di un governo Movimento 5 Stelle e PD, ma i problemi restano, in primo luogo quello di persone capaci di interpretare la svolta per un governo non purché sia. Zingaretti ottimista, il Colle riapre le consultazioni, Salvini all'angolo, ribaltone, Berlusconi un governo di ultrasinistra, lo ha definito, e dall'Amazzonia all'Iran il G7 si illude, Macron chiude il summit con la diplomazia israele e bombarda mezzo Medio Oriente. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, sponda, diciamo così, grillina della lettura. Conte 2, la vendetta, il fatto lo dà quasi per certo. Zinga cede a Di Maio sul Premier, incontro fino alla notte per l'intesa sui ministri, oggi primo giro sul Colle e voto degli iscritti, Movimento 5 Stelle su Rousseau, ma abbiamo visto proprio stamattina le agenzie, fonti del Movimento 5 Stelle dicono che nel corso del vertice il PD non abbia mai fatto il nome, mai nominato esplicitamente Conte. Indovina chi? I ministri in lista. Di Maio c'è, Di Banò nella squadra, Di Battista nella squadra del Movimento 5 Stelle, molte conferme, le new entry del PD. E questa è la lettura del Fatto. Andiamo più velocemente, i titoli sono praticamente tutti uguali. Avvenire, Conte verso il bis, titola il quotidiano della CEI, e poi c'è il riferimento al G7, Trump spiazza, apre su dazi e Iran, pochi fondi per l'Amazzonia che continua a bruciare nonostante gli annunci, i fatti non si sono ancora visti. Messaggero, quotidiano di Roma, sì a Conte, battaglia sui ministri da Zingaretti e Di Maio, via libera al Premier. E a proposito di Zingaretti, ha escluso una sua partecipazione al governo, resto in regione, ha detto il segretario del PD, al PD dei Castelli, dell'economia e degli esteri, leader del Movimento 5 Stelle in difficoltà, caos sul voto Rousseau, consultazioni al Colle, domani l'incarico, Franceschini vice, addirittura qui c'è già la squadra di governo, Gualtieri all'Unione Europea, il totonomine per gli incarichi di peso. E intanto Lega in fermento, Salvini fallisce l'ultima offerta, il Nord lo processa. E c'è ancora una notizia che riguarda la scuola, si cambia, niente più cattedra e addio all'aula fissa, la novità della didattica alternativa, ogni ora una stanza diversa con banchi mobili e colori. Queste sono, diciamo così, le frontiere più avanzate dell'insegnamento. Andiamo a vedere cosa dice il Sole 24 Ore per capire se quello che sta accadendo, diciamo così, piace ai mercati. E intanto il titolo di apertura è proprio
sulla crisi di governo, intesa con Movimento 5 Stelle e PD su Conte. Ora si tratta su nomi e nuovo programma, tutti i giornali la danno per fatta. Vertice notturno tra Di Maio, Conte, Zingaretti e Orlando per suggellare l'accordo. Il Premier rilancia dal G7, l'agenda politica dell'Italia non va rallentata, mentre Salvini parla di ribaltone pronto da tempo se vuoi le riforme non governi assieme al Partito Democratico. Intanto la manovra sarà una partita da 12-10 miliardi sullo scontro da negoziare con l'Unione Europea. La sponda centrodestra invece parla di governo Badoglio, con chiaro riferimento insomma a un governo transitorio. Conte cambia alleato pur di conservare la poltrona, gli sconfitti al potere, vergognoso viene definito dal giornale vicino a Fratelli d'Italia, mentre per La Verità, giornale di Maurizio Belpietro, diciamo area centrodestra leghista, Conte o non Conte sarà un Renzi bis. PD e pendastellati gettano la maschera in fretta e furia, chiudono l'inciucio per spartirsi le poltrone. A tirare i fili c'è l'ex premier, il quale dopo la prima incredibile piroetta sui grillini fatta per salvare i soldi degli italiani, adesso ne infila un'altra e annuncia che, eliminata la Lega, potremo allegramente spendere in deficit. Preparatevi al peggio, dice Maurizio Belpietro, che ancora parla di giglio magico che avanza a passi da gigante. Le posizioni, l'ira di Salvini, scappano ma prima o poi si voterà. Di Maio cede a Grillo ma ora il Movimento 5 Stelle rischia la dissoluzione. Zingaretti in retromarcia spera nel patto per le regionali e adesso è in crisi anche in Germania. L'austerità non è più una virtù. Il Financial Times annuncia il cambio di rotta nell'Unione Europea e l'esecutivo nascente si prepara a declinarlo in chiave sinistra. E concludiamo la rassegna stampa come sempre con le notizie dello sport. Ieri posticipo nero-azzurro con un avvio sprint, titola La Rosa, guarda che Inter, la mano di Conte si vede come i 65.000 di San Siro si esaltano tra i nuovi subito efficaci e vecchi rigenerati. In gol Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva, l'allenatore soddisfatto, ma non sia una scintilla, serve dinamite. Il totale fa 4-0 per l'Inter su Lecce, contatto Marotta-Paratici sul piatto Icardi e Dybala, continua la telenovela della trattativa per il centravanti argentino, per la punta argentina. Intanto CR7 vuole tutto, Ronaldo punta premio UEFA e Napoli, Jorginho sarà dura stare con lui, ma Caicedo e Mertens preparano lo sgarro in vista del big match Juve-Napoli. Appunto, Mihajlovic intanto tornerà in panchina con questa vicenda che ha commosso il mondo calcistico e non solo. La presenza domenica sera a Verona ha commosso tutti, potrebbe accadere già venerdì. Il medico è un paziente esemplare e con l'esempio dell'allenatore serbo ci fermiamo e chiudiamo qui la rassegna stampa dandovi appuntamento al TG delle 14. Ringraziamo Daniele Ricciuto che è stato con noi in regia, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Per il momento è tutto dalla redazione, l'augurio di una buona giornata.